Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre GlacierSphere e in questo gameplay walkthrough, chiamatelo come vi pare Let's Play, stiamo percorrendo tutto Pokémon Blu dall'inizio alla fine, senza velocizzare, senza prendere scorciatoie, ma giocando il gioco come l'avremmo giocato noi da bambini, certo con la consapevolezza ovviamente degli adulti. La nostra squadra è questa: Blastoise, Jolteon, Alakazam, Clefable, Pidgeot e a quanto pare un Bellsprout ancora per il momento. Non abbiamo ancora scelto l'ultimo Pokémon da mettere in squadra. Detto ciò, però, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale. Come sempre, vi ringrazio per tutte le nuove iscrizioni, i nuovi commenti, i mi piace che state mettendo perché siete fantastici. Ed ora iniziamo ad esplorare Fuchsiapoli. Salve! Non puoi vincere con un solo Pokémon forte, è difficile, ma li devi allenare tutti in modo uniforme. Ecco, questo tipo qui da bambino io lo perculavo perché da bambino, come molti altri bambini, quando giocavo non a Rosso ma a Rossofuoco, allenavo solo lo starter e poi mettevo i leggendari squadra. Si giocava così praticamente da bambini. Visita la zona Safari, se stai studiando i Pokémon, lì incontrerai tutti i tipi di Pokémon rari, è vero, ci andremo in questo episodio. Salve! C'è un passaggio stretto ad ovest di Smeraldopoli. Porta alla sede centrale della League Pokémon che comanda tutti gli allenatori. In che senso comanda tutti gli allenatori, scusami? Non è che siamo al suo servizio, eh? Allora, vediamo qui se c'è l'Elimina Mosse. Non credo. Il guardiano della zona Safari è vecchio, ma ancora in gamba. Però porta la dentiera. Ok. Bill registra i dati dei suoi Pokémon nel suo PC. Te l'ha mostrato? Sì, me l'ha mostrato, ma non mi ha mostrato i suoi Pokémon. Conosci Bill? È mio nipote. Faceva collezioni anche. Aspetta, non ho letto. Faceva collezioni anche da piccolo, ok. E d'altronde, a chi ama collezionare Pokémon, cioè, deve essere garbato subito perché è un gioco in cui si colleziona di tutto e di più. Casa del guardiano della zona Safari. Ok, andiamo a vedere cosa vuole il guardiano della zona Safari. Salve. Fifu. A fuf, a fif e a fa ifo. Fifui? Sì. A fa fe fo fo. F e a fa fifo. Ok. Si può leggere qualcosa qui? Nope. Foto e fossili di Pokémon. Ok. Qui ci serve forza. E in questo episodio, se andremo nella zona Safari, prenderemo anche 2 MN praticamente. Così in un colpo solo. Sono il fratello maggiore del guru pescatore. Io adoro pescare. E a te? Piace la pesca? Ovviamente sì. Bravo, mi piace il tuo stile. Prendi questo e pesca, coraggio. E riceviamo anche l'amo buono. Ottimo. C'è uno strumento qui dentro? Nope. E volendo, tra l'altro, con l'amo buono potremmo pescare qui dietro un bel po' di Pokémon. Però non lo farò in questa parte perché verrebbe lunghissima se mi mettessi a pescare i Pokémon con gli ami. Quindi, torniamo da questa parte. Andiamo a vedere un po'. La città, salve. All'entrata della zona Safari c'è uno zoo. Lì si svolge il gioco Safari per prendere Pokémon. Beh, lo sappiamo. Zona Safari, paradiso Pokémon. Ok, questo albero se non sbaglio è inutile perché si può aggirare, se non ricordo male. Qui abbiamo lo zoo con i vari Pokémon all'interno delle gabbie. Ma qui si esce addirittura dalla città. Ok, forse non si può girare l'albero. Cioè serve per forza taglio per proseguire in questa città. Non mi ricordavo fosse così anche il Rossofuoco. Pokémon, taglio, vai. Beh, facciamolo. Eh sì, mi sa che serve per forza taglio, a meno che si possa passare da qui dietro. La palla lì dentro in realtà è un Pokémon. Grazie, lo sappiamo. Nome Voltorb, proprio come una Pokéball. Ok, ce li fa vedere nel Pokédex almeno. Almeno sta cosa qua è utile. Nome Chansey. Prenderne uno è tutta questione di fortuna, sì. Penso che sia il Pokémon più difficile da ottenere in tutti i giochi Pokémon, praticamente. È rarissimo, non entra mai nella Pokéball. Non puoi indebolirlo perché sei nella zona Safari, quindi devi andare praticamente solamente a fortuna con le Pokéball. È uno dei più brutti da prendere. Un Pokémon materno che cresce il suo cucciolo in un marsupio, Kangaskhan. Ok, lui l'abbiamo già visto in realtà perché ce l'aveva Giovanni come Pokémon. Tu invece cosa sei? Omanyte, un Pokémon resuscitato da un fossile. Ok. Altro entry nel Pokédex. Andiamo nel market. Salve signora. Hai provato la velocità X? Accedere al Pokémon in lotta? No, strumenti assolutamente inutili. Hai la bandiera della zona Safari. Hai cartoline o calendari? Ma cosa vuole questo? Scusatemi.
Tu cosa vendi? Vediamo un po'. Ultra Ball. Ah, qui possiamo comprare direttamente le Ultra Ball. Ah, qui possiamo comprare le super pozioni invece. Ok. Anche le cure totali. Direi di prenderne giusto 3 in più. Per gradire. Super repellenti ce l'abbiamo già. Va bene. Andiamo. Andiamo, andiamo. Salve. Hai provato il gioco Safari? Alcuni Pokémon possono essere presi solo là. Sì. Quelli più ostici, infatti, da catturare. Tra l'altro, vorrei capire come entrando qui dentro si entri nella zona safari, è un edificio chiuso, ma dettagli. Noi non ci chiediamo queste cose. Nome Slowpoke. Amichevole dai movimenti lenti, ma davvero non uno Slowpoke in uno zoo? Cioè, boh, chi sarebbe mai interessato a vedere uno Slowpoke? Dov'è Sara? Dovevamo incontrarci qui. No! Allora, lui è stato bidonato, ragazzi. Il pover'uomo è stato bidonato dalla ragazza. Allora, diamo un'occhiata anche a questa zona della città. Qui ci siamo già stati, però. Ok, a questo punto entriamo nella zona safari. Abbiamo esplorato in lungo e in largo Fucsiapoli. Non ci abbiamo messo molto in realtà. E non c'è l'elimina mosse. Mi sa che è una cosa che hanno messo quindi nei remake. Quindi in questo gioco, una volta che fai imparare a qualcuno un MN, un MN non puoi più togliergliela. Boh. Slowpoke sa molto sui Pokémon. Ha anche alcuni fossili rari. Come Slowpoke? Slowpoke sa molto sui Pokémon? Come Slowpoke? Questa è una traduzione sbagliata o è giusto? Ha anche alcuni fossili di rari Pokémon estinti. Boh. Il soprannome del guardiano è Slowpoke. Ah, ok. Ha il suo stesso sguardo vacuo. Ok, il guardiano. Va bene, allora. Slowpoke è entrato ma non ho capito niente. Ha difficoltà ad esprimersi. È senza la dentiera. Noi dobbiamo recuperarla. Comunque qui la zona, questa non è la zona safari, quindi indossa la zona safari, giusto per capire, no? Facciamo un attimo il giro della città. È qua su? E non l'ho visto io? Vediamo, eh. Ah sì, può darsi che sia qua su e non l'avevo vista. Vai, andiamo. No, infatti mi sembrava strano fosse quella, infatti è questa qui, ok. Il gioco safari. Questo l'abbiamo già visto come Pokémon. Sì, Kangaskhan, ok, qui c'eravamo stati, ma ci ero proprio passato davanti alla zona safari, ma non c'ero entrato. Ok, entriamoci allora. Salve. Ciao, è la prima volta che vieni? Sì. La zona safari è divisa in quattro. In ogni zona ci sono diversi tipi di Pokémon. Usa le Safari Ball per prenderle. Se esaurisci il tempo o le Safari Ball, il tuo gioco sarà terminato. Prima di entrare, apri un nuovo Pokémon Box per metterci i nuovi Pokémon. In che senso prima di entrare apri un nuovo Pokémon Box per metterci Pokémon? Benvenuto alla zona Safari, per solo 500 poche dollari potrai catturare tutti i Pokémon del parco. Vuoi unirti alla caccia? Ovviamente sì. Fanno 500 poche dollari, qui si usa solo un tipo speciale di Pokéball. Ok, teniamo 30 Safari Ball. Ti avvertiremo quando stai per finire il tempo o le Safari Ball. Ok. E siamo nella zona Safari. Premi Start per vedere quanto tempo ti resta. Ok, noi andremo direttamente alla fine. Ostello. Parleremo magari con quelli negli ostelli. Sto catturando Pokémon per portarli a casa come regali. Ma sono un mostro. Dov'è il mio ragazzo Eric? Ah, questa magari la sta aspettando qui. In realtà lui la sta aspettando fuori dalla zona safari. Ah, così. Prima zolla di Erba Alta. Incontriamo un Nidoran femmina. Che mi sembra che abbia già catturato in realtà. Quindi fuga. Allora, vediamo, esploriamo un po' questa zona safari. Un altro Pokémon appena si mette piede nell'erba, Rhyhorn. Proviamo a catturarlo. Vai. Il box è pieno, non puoi usare quello strumento. Ma in che senso, scusami? Scusa, secondo, perché qua sta cosa fa ridere. Non posso uscire? No, non posso uscire dalla zona safari. Sì, posso uscire. Te ne vai già, sì. Secondo, perché questa cosa non ha alcun senso che l'abbiano fatta. Allora, Pokémon. Questa è proprio pessima, eh. Pessima programmazione. Cioè, non possono farlo loro in automatico, cioè mandarti in un altro box. Vediamo cosa bisogna fare. Anche perché quello che ti dice il tipo non è minimamente chiaro, cioè non vuol dire niente, crea un altro box per i Pokémon. Non vuol dire assolutamente nulla. Anche perché non ti è mai stata data l'opportunità di farlo.
quindi boh. Amici di Bill. Cambia box. Ok, andiamo col box 2. Ah, devi proprio cambiare box. Boh. Ok, mi ha cambiato box. Quindi, se tu non cambi box, ma incontri un Pokémon mega raro, non puoi catturarlo perché non è cambiato box. E il Pokémon non ti va nel box successivo. Boh, ragazzi. Ah, tra l'altro questa non è la zona safari. Devi farti tutti i giri con taglio. Ok, questa è una delle... è una delle cose proprio pessime della prima generazione. Che se non sbaglio c'è anche in seconda la cosa del cambio box. Però in seconda io non ricordo che mi abbia mai impedito di catturare un Pokémon perché il box era pieno, lo manda nel box successivo. Quindi questa è una cosa davvero pessima. Beh, abbiamo buttato via 500 Pokédollari, dai. Prenderemo altri. Ok. Andiamo nella zona safari. E a questo punto si parte. Andiamo un po' a ritrovare strumenti vari ed eventuali. Execute non ce l'abbiamo, quindi proviamo a catturarlo. Vediamo se entra subito. Perfetto, ne abbiamo già uno nuovo di Pokémon. E con la pietra foglia questo possiamo farlo evolvere direttamente in Executor, se non sbaglio. Pokémon uovo. Molto simile alle uova. Molto simile alle uova. Se disturbati si raggruppano in fretta attaccando all'unisono. Ok, quindi sono più Pokémon in realtà loro. Cioè non è un Pokémon formato da tante uova, ma sono più Pokémon che si raggruppano. Ok, andiamo da questa parte. Zona centrale, nord, zona 2. Ok. Vediamo un po', Nidorina, questa non ce l'abbiamo. Quindi proviamo a catturarla. Ve l'avevo detto che nella zona safari avremmo aumentato di un botto il nostro Pokédex. Scappa, va bene. Andiamo a vedere da questa parte se troviamo degli strumenti interessanti. Ecco qui uno strumento. Carburante. Ok, lo possiamo dare subito a qualcuno per non tenercelo nello zaino. Andiamo a darlo a... il carburante direi ad Alakazam. Vai. Tiriamoli un po' sulla... la velocità. Poi si prosegue di qui. Altro Pokémon, vediamo chi è. Parasect, non ce l'abbiamo. Quindi possiamo provare a catturarlo. Anche se dubito che entri, infatti. Proviamo a catturarlo di nuovo. Tiriamogli un sasso. Magari fugge ora. È infuriato e scappa. Perfetto, addio Parasect. Non ci mancherai. Andiamo a prendere questo strumento. MT37, vediamo cos'è. Giusto per capire. Usa. Uovo bomba. Non mi interessa particolarmente. Proprio no. Qui abbiamo degli altri strumenti magari. Sì, ecco un altro strumento. Pozione max. Ecco, questo ci occuperà uno slot nello zaino che ci impedirà di prendere magari degli altri strumenti più avanti. Nidoran, fuga. Ce l'abbiamo già. Ok, si può passare qua su. Prendere anche quest'altro strumento. Ricarica totale, ok, altro slot occupato nello zaino. Entriamo in questo ostello. Salve. Quanti ne hai? Io sono distrutto da tanto lavoro. Ok. Ho catturato un Chansey, che culo. Valeva la pena di lavorare sodo. Uffa, che fatica tutto questo divertimento. Vabbè, non ha senso. Questo cos'è? Ostello, giustamente. Ostello, è un ostello. Allora, proseguiamo. Lungo questa zona safari. Altro Nidoran. Non stiamo incontrando Pokémon particolarmente rari, in realtà. Allora, consigli utili. Il tempo che ti resta cala solo quando cammini. Ok. Qui sopra non c'è nulla e bisogna andare per forza qua sotto. Camminiamo giusto un attimo nell'erba alta qui per vedere se esce qualcuno di interessante. Niente, un altro Nidoran. Boh. Io vorrei vedere se esce qualcuno diverso da Nidoran, quindi cammino un'altra volta. Se non sbaglio qui potevamo incontrare Kangaskhan e Scyther. No, esce solo Nidoran, boh. Fantastico questa zona safari, non trovate? Bellissima proprio. Allora, proseguiamo. Siamo nella zona 3, credo, ora.
Vediamo il cartello cosa dice. Dai, dammi qualcun altro però che non sia Nidoran. Ok, Ryder non l'abbiamo catturato prima, quindi proviamo a catturare lui. Niente, esce. Vai, altra ball. Esce di nuovo. Altra ball. Sì, la zona Safari, guardate, è un bel concept, è una bella idea il fatto che tu debba catturare i Pokémon senza indebolirli. Però devono abbassare i catch rate perché così è proprio stupido. Vinci un MN per aver trovato la casa segreta. È la MN Surf, infatti. No, dicevo, devono abbassare i catch rate nella zona Safari. Perché non potendo indebolire i Pokémon, catturarne uno diventa uno sfinimento praticamente. Cioè, devi affidarti solamente alla fortuna. Tirare Pokéball e via. E infatti esce. È peccato che sia così. Altro Pokémon, vediamo chi è. Nidorino. Oh, che ci devi fare? Esce solo Nidorino, porco cane. Ok, proseguiamo da questa parte. Zona 2, ok. Vediamo cosa c'è di qua. Qua si trova Dratini, se non sbaglio, pescando. Ah, prima però vorrei andare sotto. Vorrei andare sotto di qua. Perché se non sbaglio di là si va verso la fine della zona Safari. Consigli utili. Operazione esplorazione zona. Ricerca della casa segreta. Che consiglio utile è, scusami, giusto per capire. Zona 3, est, area centrale. Ok. Quindi tornando di là si torna all'area centrale, qui troviamo un revitalizzante max. Buono. Poi qui sopra troviamo qualcosa. Quelli sono i denti d'oro, se non sbaglio. Quelli lì. Vediamo, se possiamo trovare qualcos'altro. Qui abbiamo un altro strumento. Pozione Max. Ok, un'altra. Buono. Ah no, qui si arriva alla casa segreta in realtà. Un altro Execute. Direi che possiamo catturarlo per poi farlo evolvere in Executor. Senza dover cercare un Executor. Tanto, boh, Execute sembra farsi catturare con una facilità disarmante, quindi non vedo perché non catturarlo. Sì, qui si arriva alla casa segreta. Questa è la casa segreta. Ostella. Ah no, forse no. Ok, no, questa non è la casa segreta. Tirando sassi i Pokémon possono scappare, ma sarà più facile catturarli, appunto. Mentre con le esche sarà meno facile che scappino, ma più difficile catturare. L'esca permette di catturare meglio i Pokémon, non è vero. Ho camminato molto, ma non ho visto Pokémon che mi interessavano. Non è vero perché se non ricordo male, l'esca è proprio quella che invece impedisce ai Pokémon di scappare. Cioè, rende meno difficile, meno facile la fuga, ma rende più difficile la cattura. Eccolo qui, Nidorino. Vai, proviamo a catturarlo. O meglio, a catturarla. Buono, presa. Ok, aggiornamento Pokédex per Nidorino. Pokémon Velenago. Il corno della femmina cresce lentamente. Ama gli attacchi fisici come graffi e morse. Ok, no, non abbiamo nessun soprannome a Nidorina. E proseguiamo. Annuncio di Indomitable. A tempo scaduto, davvero? Durava così poco in prima gen? È stato un buon bottino? No, ci devo ritornare. Io mi ricordavo che in prima gen durasse poco. Cioè che in Rosso Fuoco durasse poco, ma non così poco. Devo dirvi la verità. Vabbè, si ritorna, niente da fare. Allora, diamo un'occhiata prima da questa parte, un secondo, giusto per capire se c'è un passaggio. Ah, Venonat, mi sembra l'avessimo già catturato in realtà, quindi fuga. Non mi interessa. Ok, di qua no, non si passa. Quindi andiamo da tutt'altra parte, di là. Anche se forse si può passare qui dietro. O no? No, non ancora. Ci serve Surf per passare di lì. Un altro Venonat. Fuga. Non ci serve proprio Venonat in questo momento. Ok, andiamo nella seconda zona. Questa è zona centrale, nord, zona 2. O meglio, no, questa non è la zona 2. A nord abbiamo la zona 2, secondo quel cartello. Altro Execute. Va bene, ne abbiamo già catturati due, quindi siamo più che sufficienti. Altro Pokémon, vediamo chi è. Oh, Kangaskhan, questo è raro, attenzione, eh. Vediamo se riusciamo a catturarlo, Pokéball. Dubito che riusciamo a catturare un Kangaskhan, sinceramente, anzi scapperà, infatti, subito. A parte i Pokémon rari di questa zona sono davvero un
un dito in quel posto. Qui non si può passare, non si può fare nulla, quindi proseguiamo. Volendo potremmo provare anche a pescare per prendere dratini o altri Pokémon rari, ma non ne vale la pena. Ora dobbiamo arrivare alla fine della zona Safari e prenderci il Surf. Ah, Paras non ce l'abbiamo, quindi catturiamo anche lui. Altra entry nel Pokédex, altro numero che va a sommarsi a quello che ci serve per avere il condivido esperienza. Dobbiamo avere 50, se non ricordo male, eh. Dai, su, Safari Ball. Perché un Paras continua ad uscire in questo modo, scusatemi. Ma che vuol dire? Ma poi, cioè, fantastico perché sembrano scriptate le cose. Ecco, è infuriato ma non è fuggito. Che sembra scriptato che al secondo ondeggio debba uscire. Perché lo fa sempre al secondo. Guardate. Tiriamogli un altro sasso. Non ho intenzione di sprecare tutte le Pokéball su un cacchio di Paras. Scappa, va. Boh, 8 Pokéball sprecate su Paras, vi rendete conto? E non è entrato. 8. Nidorina. Via, fuga. O meglio, Nidoran femmina. Allora, qui si deve per forza andare giù. Ed ora abbiamo tre strade possibili. Prima siamo andati in alto, ora andiamo in basso, qui. E vediamo cosa c'è qui sotto. Altri Pokémon selvatici con Nidoran femmina, ovviamente. Fuga. Abbiamo degli strumentini qui. Nada. Un Rhyhorn. Alla fine Rhyhorn l'abbiamo catturato, non mi sembra. Tiriamogli un'altra Pokéball. Non mi sembra l'avessimo catturato Rhyhorn. Sì, vai, buonanotte, cioè non cattureremo mai niente così. Boh, tiriamogli un sasso. Tanto fugge ora. Ah, non fugge, è altra Pokéball. Dicevano che aumentava la probabilità di cattura, per adesso però. Niente da fare. Niente da fare davvero. Guardate, impossibile catturare un Rhyhorn a livello 25. Oh, finalmente. Sì, comunque sono dell'idea che avrebbero dovuto abbassare i catch rate in zona Safari. Pokémon Punzoni, attenzione. Le sue ossa sono 1000 volte più dure di quelle di umane. Può anche far volare un rimorchio. Che senso far volare un rimorchio? Va bene Rhyhorn. Ok, qui non si può fare nulla per ora, ci serve Surf per passare. Quindi bisogna proseguire da questa parte, per forza. Anche se non so se arriveremo alla fine della zona Safari, avendo sprecato alcuni passi. Qui dobbiamo fare tutto il giro. E arrivare dall'altra parte. Altro Rhyhorn, l'abbiamo catturato, quindi direi di fare fuga. Ecco, qui non ci eravamo ancora passati, troviamo infatti l'MT40, vediamo cos'è. Strumento. MT40, usa. Capocciata, no, grazie. Il nostro Blastoise l'ha già imparata. Altro strumento lì, da prendere immediatamente. Oh, Chansey! Saremo fortunati o no? Vediamo. Non penso che lo cattureremo. Come ti è sfuggito? Subito? Cioè, non è manco... Guarda! Ma in che senso? Devo lanciare in esca, magari? Cioè, se il selvatico mangia. Tiriamoli in una ball. Ti è sfuggito. Boh. Tiriamoli in un'altra esca. Un'altra esca di nuovo. Ma in che senso fugge così? Non posso catturarlo? È strano. Ok, questa cosa è stranissima. Il rosso fuoco non c'era. Il rosso fuoco Chansey si comportava come un qualsiasi altro Pokémon. La proteina per adesso la teniamo, poi in caso ci fosse bisogno di uno spazio nella borsa la usiamo. No, però questo è stranissimo. Cioè Chansey in rosso fuoco e verde foglia si comportava come un qualsiasi altro Pokémon, cioè gli tiravi la Pokéball entrava. Qui non entra nemmeno. Le ho tirato l'esca e non va bene, proverò a tirarli in sasso la prossima volta. Sì, quando lo incontrerò tra 30 anni. Consigli utili. La casa segreta è più avanti, grazie, lo so. Me lo ricordo avere il percorso per arrivare alla fine della zona Safari.
Questi sono i denti d'oro, infatti mi ricordavo bene, noi eravamo qui sopra prima. Avviso, chi trova i denti d'oro persi dal guardiano del safari qui in giro riceverà una ricompensa. Contattare il guardiano, li abbiamo appena trovati. Possiamo andare qui avanti. Non ha più spazio per altri strumenti, ecco appunto, strumenti. Andiamo a usare la nostra proteina e la useremo su i giotti. Ecco fatto. Perché bicicletta? Ok. MT32, vediamo se è un MT interessante oppure una che possiamo buttare. Perché volendo possiamo buttare un MT, cioè non è un problema. Doppio team, appunto. Doppio team in realtà non è così male. Non è così malaccio, però abbiamo già flash alla fine. Mentre questa è capocciata, giusto? Questa la possiamo buttare, fa cagare. Questa butta. Beh, tanto ora ci dirà che non abbiamo più spazio nella borsa, praticamente. Eccoci qui. Ah, finalmente! Hai raggiunto la casa segreta per primo. Ormai pensavo che nessuno vincesse il nostro premio. Congratulazioni, hai vinto. Non hai spazio per questo premio, infatti. Quindi dobbiamo buttare via qualcosa. Buttiamo via SMT che non serve a niente. Butta. Sì. Ok, prendiamoci questo premio. Che è l'MN Surf. MN03 Surf. La MN03 è Surf, un Pokémon ti potrà traghettare sull'acqua. Questa MN non si esaurisce, potrai usarla più volte. Hai molta fortuna, questo è un premio stupendo, grazie. Ora possiamo insegnarla immediatamente al nostro Blastoise, dove la MN03 usa. Sì. Eccolo qui, il Blastoise. E gli togliamo Pistolacqua. Ecco fatto, via Pistolacqua. E Surf. E l'abbiamo insegnato. Ora possiamo anche depositare la MN03 perché non ci servirà più. E a questo punto possiamo. Ah, è vero, non c'è il prompt. Surf. Ah, ci vuole la medaglia, che ci vuole Koga probabilmente. Non possiamo ancora utilizzarlo per esplorare al meglio la zona safari. A questo punto scendiamo qui e vediamo se c'è qualcosa. No, era tutto chiuso. Ora penso che i passi siano finiti. Sinceramente, vediamo se abbiamo un po' di tempo per andare all'erba alta o anche solo qui per provare a pescare strumenti. Amo buono, dov'è? Ecco qua, vai, usa. Vediamo cosa esce. Neanche una vecchia ciabatta. Wow, fantastico. Però, se non ricordo male, in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, per tirar su drattini serviva il Super Amo, non l'amo buono. Vediamo che ha boccato. Uno Psyduck, vabbè, Psyduck non ce l'abbiamo, quindi proviamo comunque a catturarlo. Che non è male, eh? Per niente. Vai, Psyduck. Catturati però, non fare lo gnorri, dai. E niente, scappa. E oh, Psyduck è fatto così, eh? È fatto così, Psyduck. Dai, superamo. Capita che Psyduck scappi. Boh, vabbè. Slowpoke, anche lui non ce l'abbiamo, vai, proviamo a catturarlo. Sono un botto di Pokémon di tipo acqua che non abbiamo in realtà, che potrebbero aumentare il nostro numero di Pokémon catturati nel Pokédex. Un botto, Psylax, Slowpoke, Shellder, barra Staryu, dipende che Pokémon c'è in questa generazione, in questa versione volevo dire. Poliwag. Ok, abbiamo preso Slowpoke. Pokémon Ronfone. Incredibilmente lento e tonto. Ci mette 5 secondi a percepire il dolore dopo l'attacco. Oh mio Dio. Poverino. Allora, strumenti. Andiamo ancora di Superamo. Vediamo se tiriamo su Dratini, eh. Perché sapete che non sarebbe forse male prendersi un bel Dratini in squadra come ultimo Pokémon. Anche se forse non sarebbe particolarmente utile. Bisogna vedere in prima generazione che tipo è Drago. Eccolo qui, Dratini. Stavamo proprio parlando di lui. Vai, ball. Abbiamo 7 ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Bello lo sprite, tra l'altro. Molto carino. E niente, è scappato subito. Cioè, i Pokémon più rari sono anche quelli che scappano immediatamente. Bisogna essere stronzi, eh. Bisogna essere. Vai, superamo. Facciamolo un ultimo paio di volte, poi usciamo. Cioè, un ultimo paio di Pokémon che troviamo, poi usciamo dalla zona safari. Anche perché ci aspetta la palestra di Koga, eh. Cioè, non dimentichiamolo, la palestra è lì.
Anche perché altrimenti senza di quella non possiamo usare Surf. Neanche a bocca ora. Un altro Slowpoke, che tra tutti i Pokémon, proprio quello che abbiamo appena catturato. Ma vai a cagare, Slowpoke. Vai, ultimo Pokémon, vediamo chi esce. Superamo, usa. Comunque vedete che con Superamo abbiamo tirato su Dratini. Perché se non ricordo male si arriva a Superamo per prendere Dratini. Potrei ricordare male in realtà. Potrebbe essere una di quelle leggende che si diceva da bambino che con l'amo buono non funzionava, mentre con Superamo sì. Krabby. Sprite abbastanza brutto, devo dire. Però catturiamolo. C'era anche Krabby appunto dei Pokémon d'acqua da catturare. Ce ne sono un botto che non abbiamo preso dei Pokémon d'acqua. Ma anche Horsea, per esempio. Niente, scappa. Oh, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. A questo punto aspettiamo che finisca la zona safari camminando un po' nell'erba alta. Oh, Tauros! Attenzione! Tiriamo la ball. Altro Pokémon raro della zona safari. Ovviamente non entra, poi scapperà, immagino, no? Vediamo. Tiriamogli una esca. Mangia, ok. Lo tiriamogli una ball. Il Pokémon ti ha fuggito. Ah, attenzione, ok, devo per forza tirare un sasso allora prima. Ok, fa questa cosa quando non è proprio possibile catturarlo, quindi penso bisogna tirare un sasso. Ok, perfetto, abbiamo finito il tempo. È stato un buon bottino? Più o meno. Abbiamo comunque quello che ci serviva. Quindi, va, tagliamo questo alberello. Sì, c'è il fatto che tu debba usare taglio in continuazione in questa città, guarda. Cioè, più il fatto che tu debba andare ogni volta nei Pokémon per usarlo è di una scomodità assurda. Andiamo dal guardiano che ci dovrebbe dare in cambio dei denti d'oro l'AMN forza, quindi non dovremmo avere bisogno di uno spazio extra nello zaino. E infatti diamo i denti d'oro al guardiano. Il guardiano si mette i denti. Grazie, nessuno capiva niente di quello che dicevo. In quello stato non potevo lavorare. Ti darò qualcosa per ricompensarti. E riceviamo l'MN04 Forza. Ora bisogna vedere a chi possiamo darla, però. Diamo un'occhiata, eh. Allora, MN04, vediamo un po' chi può impararla. Penso che Blastoise possa farlo. Anche Clefable. Io direi di insegnarla a Blastoise, in realtà. Cioè, Forza fa parecchio male. È fisica. E al posto di Capocciata, sicuramente è meglio, guarda. Vai, via, via Capocciata. Inutile come non so cosa. Ok. E abbiamo quindi anche la nostra forza. Ora dobbiamo andare a depositare. Guarda, taglio il video. Ci rivediamo qui dopo aver depositato tutta la merda che ho trovato nel box e prendiamo questo strumento. Rieccoci qui. Ho depositato tutti gli strumenti che mi sembravano inutili e tra l'altro ho visto che c'è un limite anche nel box di spazio. Infatti non potevo più depositare niente, avevo pienato, avevo pienato, oddio che italiano, avevo riempito il box. Assurdo. Ok, devo anche usare ogni tanto la forza in questo modo, va bene. Ok. Ah, c'è pure l'animazione della polvere. Ok. Abbiamo un'altra caramella rara, quella la potremmo evidentemente depositare nel box perché ho già depositato delle caramelle rare. Però ho riempito anche gli spazi del box. Assurdo. Bene, a questo punto andiamo a battere la palestra di Koga, ragazzi. Manca solo quella in questa città. Poi nella zona safari magari ci ritornerò offscreen per provare a catturare Pokémon rari. Ma bisogna vedere quanto tempo avrò, quanta voglia avrò soprattutto. Perché non è detto che lo faccia. E andremo solamente di Alakazam qua. Tanto poi c'è il percorso acquatico per allenare Jolteon, che farà un botto di livelli. Andremo di Alakazam e quasi quasi Clefairy anche. Sapete che Clefable in realtà me lo metto per primo perché ha psichico e potrebbe fare parecchio male, anche bollaraggio tra l'altro. Niente male, eh. Andiamo con Clefable prima. Capopalestra di Fuxiapoli, Koga, il velenoso maestro ninja. Vai. Salve Guido. Ehi, piccolo campione, la palestra di Fuxiapoli è piena di muri invisibili. Koga può sembrare vicino, ma la via è sbarrata. Trova le fessure nel muro per raggiungerlo. Sì, tra l'altro muri invisibili, cioè si vedono letteralmente. In Rossofuoco avevano trovato il modo di renderli visibili, ma non così tanto. Qui è visibilissimo il muro. Dai, andiamo a sfidare gli allenatori.
Vediamo se batti le mie tecniche speciali. Vediamo se tu batti i miei Pokémon. Caro il mio... Giocoliere? Sì, giocoliere. Drowsy. Ok, quindi non usano Pokémon tipo veleno, usano Pokémon tipo psico, sti qui. Ah, infami, vai, andiamo con tripletta. Tendono delle trappole, eh? Niente male, brutto colpo, non sappiamo se l'abbiamo one-shotato davvero oppure no. Kadabra. Per Kadabra, a questo punto, lasciamo Clefable. Che con tripletta dovrebbe cavarsela benissimo. Psicoraggio lui dovrebbe reggerlo, tranquillamente. Infatti, non fa molto danno. Pur essendo uno psicoraggio di Kadabra. E addio Kadabra. Perfetto. Abbiamo battuto il primo allenatore della palestra di Koga. Mi ha ingannato! Ma come? Ma in che senso? Non ho ingannato nessuno io. La forza non è tutto per i Pokémon. Ci vuole tattica. Ti insegnerò come la strategia può vincere sulla forza bruta. Ma insegnamelo pure, sono tutto orecchi e tutto occhi. Per te, mio caro giocoliere. Che immagino non avrai Pokémon di tipo veleno, no? Infatti, guarda caso. Cioè, Koga, maestro dei Pokémon di tipo veleno e c'ha gli allenatori pieni di Pokémon di tipo psico. Andiamo di tripletta. Niente male. Ah, questa sarebbe la tua tattica diversa dalla forza bruta? Usare botte in testa? Boh, mi aspettavo tipo non una tossina, cose di questo tipo. No, psichico e botte in testa. Se questa non è forza brutta, ragazzi, cosa lo è? Ok, che ha la mia difesa speciale, ma non conta perché è nato ora con bolla raggio. Lo ucciderò. Via. Addio, Ipno. Clefable al 43, ottimo. Perfetto, abbiamo battuto il giocoliere. Cosa? Straordinario. Eh sì, straordinario. Andiamo a battere anche lui. Sono in questa palestra perché volevo diventare un ninja. E lo sei diventato? Spero per te di sì. Allora, Drowsy. Niente raga, questi hanno solamente Pokémon psico, cioè non ha alcun senso. È la palestra di tipo veleno e questi hanno Pokémon psico. Speriamo di one-shotarlo perlomeno. Con tripletta. Buono. Buonissimo, anzi. Altro Drowsy. Altra tripletta. Non è un problema. Cioè, ma contro questi allenatori potremmo andare benissimo PG8. Potrei provare la forza di Blastoise, per dire. E quasi quasi la provo. Sapete che provo anche Blastoise? È Kadabra? Sì, mandiamo Pidgeot. Contro Kadabra. Che dovrebbe essere velocissimo Pidgeot. E fare un bel volo. Infatti è più veloce. Ottimo. Inibitore, non colpisce. E addio Kadabra. Addio, addio. Kadabra, addio. Ecco, contro Drowsy voglio provare la forza di Blastoise. Voglio provare il nuovo attacco di Blastoise. Ora Blastoise ha Surf e Forza. Direi che è stato leggermente potenziato rispetto a quando aveva Capocciata e Pistolacqua, no? Vediamo quanto non li facciamo con Forza. Niente male, finalmente Blastoise ha la capacità di one-shottare qualcuno. Qua, sono esausto. E a questo punto potremmo togliere Morso e mettergli Terremoto. Studio le tecniche ninja con il maestro Koga. I ninja hanno da sempre usato gli animali. In che senso hanno usato gli animali? Ok, lui è un domatore. Effettivamente, allora ha senso il suo dialogo. Oh, finalmente un Pokémon di tipo veleno. Oh, e ci voleva tanto? Psichico. E addio a Arbok. Poi vediamo chi mandi. Sandslash. Ecco, contro Sandslash manderò Blastoise. Con il suo nuovo Surf. Vediamo anche l'animazione di Surf. Che è la prima volta che la vedo in prima generazione. Oddio. Ma è brutto. Ok, la prima parte è bruttissima. La seconda ci sta. Però minchia. Un altro Arbok. Proviamo a lasciare Blastoise. Un secondo. E vedere quanto danno fa normalmente con Surf. Cioè senza la super efficacia. Vediamo, eh. Niente male. Ok, mi ha paralizzato, peccato. Andiamo con Morso, vediamo se riusciamo a colpire. No, tentenniamo addirittura. Beh, non può avvelenarmi, quindi veleno spina se lo mette in quel posto. Altro Morso. Vale, andato.
Perfetto. Abbiamo battuto anche il domatore. Au! Oh, sono diventato un lupo, scusami. Ok, qui bisogna passare da questa parte. E battiamo pure lui. Fermati lì. Sei incappato nei nostri muri invisibili? Sei muri invisibili che si vedono benissimo. Quindi, boh, va bene. Ok, questo però dovrebbe avere perlomeno Pokémon tipo veleno. Ok, no, ha Sandslash. Va bene comunque perché userò Bollaraggio e lo ucciderò. Vai, Bollaraggio. Dovrebbe fargli abbastanza male da shottarlo. Di pochissimo, porco cane. Di pochissimo. Vai, altro Bollaraggio. E poi chi mandi? Arbok. Lasciamo Clefable che con Psichico lo distrugge. Vai. E addio Arbok. Clefable al 44, ottimo. Wow, mica male, grazie. Ora diamo una curatina al nostro Clefable. O meglio, alla nostra Clefable, dato che abbiamo deciso che sia una femmina. L'abbiamo fatto arbitrariamente perché in prima generazione non esistono i sessi dei Pokémon. E via, altro allenatore, ultimo prima di Koga. Il maestro Koga discende da una grande famiglia di ninja. E tu, da dove discendi? E tu, chi sei? Di chi sei figlio? Allora, giocoliere, vogliamo andare in campo Drowsy. Ok. Va bene. Andiamo di tripletta. E questo dovrebbe one-shottarlo. Perfetto. Fortissima tripletta. È stata la svolta insegnarlo a Clefable. Contro Hypno invece direi di provare a cambiare e mandare Jolteon. Vediamo se con un fulmine lo sciotta. Sono proprio curioso di vedere. Se con fulmine sciotta Hypno. Al 34. Vediamo. No, non lo sciotta, ma manco per niente. Che l'ha paralizzato fortunatamente. Però riesce comunque a usare veleno gas e che fallisce. Tutto bene quel che finisce bene. Ok, Hypno ha evidentemente delle statistiche speciali molto alte. Per resistere così bene a un fulmine di Jolteon. Mi ha sconfitto. Eh sì che t'ho sconfitto. Ed ora siamo arrivati da Koga. Allora, chi mandiamo in campo per primo? Clefable? Ma sì, dai, mandiamo lei. Hi-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ma cosa sei, Young Signorino? No, come si chiamava quello là? No, Young Signorino. Forse sì? Vabbè, quello che faceva ambulanza, tutte quelle canzoni lì. Un nanerottolo come te osa sfidarmi? Bene, ti insegnerò cos'è la paura. Sono un maestro ninja. Proverai la disperazione delle tecniche del veleno e del sonno. Ok, sono molto curioso, Koga. Vai, fatti sotto. Guardalo lì, fiero. Koffing. Ok, iniziare con Koffing non ti fa molto onore, però. Perché con uno psichico te lo sciotto. Quindi, vediamo chi mandi poi di nuovo, eh. Vediamo chi c'è poi. Mach, ok, contro Mach useremo Alakazam. Ecco, avevo detto che nella palestra di Koga avrei usato solo Alakazam, alla fine ho usato solo Clefable. Vabbè, tanto Alakazam lo posso usare davvero dove voglio, eh. Andiamo di psichico per assicurarci la kill. Non voglio rischiare nulla qui. Perfetto. Poi un altro Koffing. Lasciamo Alakazam, non c'è problema. Psicoraggio. E addio anche Koffing. Beh, qual è il tuo ultimo Pokémon? Weezing? Sì, Weezing. È uno psichico pronto per te, caro il mio Koga. Cioè, mi spiace che tu sia così una pippa. Che non sia riuscito manco a tirare un attacco contro i miei Pokémon. Che tra l'altro, come vedete, non sono overlivellati perché hanno lo stesso livello del capo palestra. Del Pokémon più forte del capo palestra. Hai provato quanto vali. Ti conferisco la medaglia Anima. Perfetto, abbiamo anche la medaglia anima. Ora che hai la medaglia anima, la difesa dei tuoi Pokémon aumenterà. Potrei anche usare Surf quando non stai lottando. Ah, prendi anche questo. Otteniamo l'MT-06, che è tossina in teoria, sì. È una tecnica segreta che risale a più di 400 anni fa. Se colpiti da tossina, i Pokémon soffriranno sempre più durante la lotta. Spaventerà molto gli avversari. Sì, infatti è di per avvelenamento praticamente. Quindi c'era già in prima generazione, ottimo. Buono sapersi. Quello è praticamente un vicolo cieco.
della palestra. Ok, abbiamo battuto anche Koga, quindi. Tra l'altro l'abbiamo battuto in maniera, boh, facilissima, cioè. Meglio di così non si poteva fare. Ecco fatto, curiamoci Pokémon. Ed ora che abbiamo battuto Koga, io farei una cosa. Ora che possiamo usare Surf, non vado in questo percorso, quello che c'è qui sotto, la nostra bella Fuxiapoli, ma vado a Biancavilla. E faccio quella parte di percorso che c'è tra Biancavilla ed Isola Cannella, abbattendo tutti gli allenatori che si trovano lì. Quindi mettendo avanti Jolteon, come ho detto, si allenerà un casino ora in questo percorso acquatico. Usiamo Surf per la prima volta. Vediamo un po', Surf. Ah, diventiamo letteralmente un Pokémon. Qui possiamo trovare Tangela in quest'erba, se non ricordo male. E possiamo anche trovare Tentacool usando Surf. È vero, eccolo qui. Proveremo a catturarlo. Che è sempre comunque una nuova entry nel Pokédex, quindi paralizziamolo. Acido, non avvelenarmi, per favore. Non dovrebbe essere in grado di avvelenare acido. Ok, strumenti. Andiamo di Pokéball. E prendiamoci anche questo Tentacool. Perfetto. Nuovo Pokémon nel Pokédex. Pokémon Medusa. Va alla deriva in acque poco profonde. Se pescato per sbaglio, colpisce con un acido pungente. Wow, che simpatico. Ok, ora che abbiamo trovato il Pokémon che si trova con Surf, direi di usare un bel super repellente. Ecco fatto. E addio Pokémon selvatici. Andiamo a cercare gli allenatori ora, eh. Eccoli qua, i Guru che pescano. Salve. Vuoi sapere se i pesci abboccano? Certamente. Vediamo di fare questa parte di percorso e arrivare all'Isola Cannella, da questa parte qui, per poi nella prossima parte fare invece il percorso vero e proprio da Fuxiapoli all'Isola Cannella e magari pure le isole spumarine, chi lo sa. Andiamo di tuono Shock su Seeking, che dovrebbe tipo bastare. Infatti. Tra l'altro lo spread di Seeking non mi piace. Preferisco quello di Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia. Anche Goldie. Quello di Goldeen non è male, ma preferisco comunque quello nuovo. Jolteon sale a livello 43, ottimo. Seeking di nuovo. Userò continuamente Tuono Shock. No, lo spread di Seeking non mi piace, sembra un Pokémon completamente rimbambito. Che altro Seeking? Vai, Tuono Shock. Perfetto. Che botta! Va bene. Ho fatto una retata, guarda. Va bene, vediamo cosa ha pescato con la sua retata. Questo pescatore. Ah, un Magikarp. Ok. Probabilmente potrei abbatterlo pure con doppio calcio, in teoria, Magikarp. Però usiamo comunque Tuono Shock per essere veloci, efficienti e precisi. Oh mio Dio, ma questo è quello con 6 Magikarp! No. L'abbiamo trovato finalmente, è proprio lui, The Legend himself. La leggenda. Primo di tutti gli allenatori potenti è lui, il pescatore con 6 Magikarp. Che tra l'altro non li ha manco fatti evolvere perché sono a livello 27. Si sarebbero potuti benissimo evolvere, è lui che non li ha fatti evolvere, quindi lui consapevolmente terrà 6 Magikarp in squadra, non li farà diventare Gyarados. Cioè, questo qui è tipo l'essere più potente di tutto l'universo Pokémon. 6 Magikarp non evoluti apposta. Va bene. Vabbè, dai, è andata così. Abbiamo battuto anche i Magikarp. Vai, Tuono Shock. Perfetto. È stata dura, devo ammetterlo, è stata dura. Rischiavo di perdere. Maledetto Magikarp. Non azzardarti mai più a dire maledetto Magikarp. Ecco qua, devo usare di nuovo Surf. Vai.
Andiamo a vedere se da quest'altra parte ci sono magari altri allenatori che non abbiamo visto. Nope. Eccoli qua, nuotatori. Che c'è di male se a nuoto? A questo. Ah, sono degli zucca pelata quelli che nuotano. Ok, strano. Molto strano. Non so se ci siano i nuotatori a questo punto. Volevo usare uno shock non fulmine, mi sono confuso. Però, boh, strano, forse non ci sono i nuotatori, ci hanno messo lì zucca pelata. Sembra strano, sinceramente. Dato che sono tipo due interi percorsi pieni solamente di nuotatori, non è che li usi solo una volta e basta. Ok, chi manda poi? Ah, Tentacruel, vediamolo. Prima volta che lo vediamo. Ah, con i tentacoli con. A mo' di braccia conserte. A mo' di braccia incrociate, scusatemi. Ok. Va bene, è uno sprite un po' strano. 44 per il nostro Jolteon e cerca di imparare agilità. Guarda, cioè se al 44 cerchi di imparare agilità c'è qualcosa che non quadra. No, non voglio impararlo, non voglio farlo imparare. No. Ok, sì, grazie. Abbiamo battuto anche lo zucca pelata a mollo. Ho perso miseramente. Oh, che ci vuoi fare? Andiamo a battere anche lui? Il mare pulisce il corpo e l'anima. Va bene. Effettivamente l'aria di mare fa bene. Ok, hanno gli nuotatori effettivamente. Non so perché abbiano messo quello zucca pelata lì. Sidra come sprite è interessante. Non so dirti se mi piace di più o di meno di quello nuovo, però è figo. Una bella fulminata al Sidra. E chi hai? Tentacruel. Va bene, un altro fulmine. Anche lo sprite di Tentacruel è molto particolare comunque. Non è male, non mi dispiace, anzi. Perfetto, due Pokémon, indolore, veloce, ai 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 e via. Questi due sono quelli che ho battuto prima, sì. E si scende. Sono altri allenatori in giro o no? A quanto pare non sembra. Sto vedendo questa zona a sinistra. Sono ad Uraduno di Triathlon. Ok. E qui a sinistra c'è solo lui per ora. Stardew, ok. Andiamo di Tuono Shock. E addio Stardew. Poi chi hai? Dimmi Stardew almeno. Ah, Wartortle, ok. Il nostro vecchio amico. Vai, fulmine. E addio Wartortle, mi spiace per te, non ha nemmeno difese speciali questo poveretto. Fulminato direttamente nel suo guscio. Sdonf, sdonf. Cosa stai cercando di nuotare via? Ok, esploriamo anche questa zona. E siamo arrivati all'isola Cannella. Ora da qui torniamo su, ma andando da questa parte però. Ecco, fatto così. E vediamo se ci sono degli allenatori che si sono persi, tipo lui. Ahi, senti il sole e il vento. Anzi no, ah, senti il sole e il vento, lui è rilassato. Io mi sarei già bruciato totalmente a stare in mare sotto il sole in quel modo. Eccolo, Poliwhirl. Dovrebbe bastare tuo shock per Poliwhirl. Perfetto. Poi chi hai? Tentacool, vai. Easy tuo shock. E addio pure te. Cosa? È sopravvissuto a Tuono Shock Tentacool e mi ha usato Avvolgibotta? Ma come ti permetti? Ma come si permette Tentacool? Guardalo! Guardalo tra l'altro, non mi lascia andare! Oh, doppio calcio! Addio! Eh sì, anche se non è molto efficace. Jolteon a livello 45, ottimo. E un bel Sidra, vai. Un bel fulmine, così almeno siamo sicuri che. Ce lo lasciamo alle spalle. Tra l'altro in prima generazione Sidra è l'ultima evoluzione di Orsi. Cioè non c'è Kindra. Au, ho perso. Eh sì, hai perso. Tu sei uno che non ho ancora sfidato, sì. Ho pescato tutti i miei Pokémon nel mare. È ovvio. Ovvio, dato che sei un nuotatore. E sei in un percorso di nuotatori. Tra l'altro tutti i suoi Pokémon ne ha uno. No, ne taglie.
Allora, fulmine, vai, aggiustarmi. Anche se dovrebbe avere speciali relativamente alti. Però niente, se ne va, addio. Addio anche a starmi. Fuori gioco. VAR. Chiamiamola VAR per il fuorigioco. Ah, questi non li ho ancora sfidati però. Non spaventare i pesci. Tranquillo, non li spavento. Oh, ne hanno messo un bel po' di allenatori qui, Me ne ricordavo di meno il rosso fuoco e verde foglia. È una mia impressione o effettivamente ce ne sono di meno? Voi che sapete sempre tutto nei commenti, scrivetemi anche questo. Perché mi ricordavo molti meno allenatori in questa parte di percorso. Su Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia. A Cloyster, prima volta che lo vediamo? Sì. Ok, no, preferisco deciso. No, ho sbagliato l'usare fulmine. Fa che rimanga paralizzato almeno che non attacchi. Oh, brava, bella. Preferisco di gran lunga il nuovo sprite, questo non mi piace. Anche perché il nuovo sprite sappiamo tutti cosa ricorda. Questo non tanto. Pescatore, mi dispiace, non volevo. Va bene. Fammi compagnia finché non prendo qualcosa. Ah, quindi tu tecnicamente non hai preso nulla. Quindi non dovresti avere una squadra, no? Oppure intendi oggi che non hai ancora pescato niente? E con un Seeking non è che tu possa fare molto, eh. Davvero sembra un Pokémon completamente rimbecillito. Vai, proprio dal suo sguardo, guardate, sguardo vitreo. Via, morto Seeking. E Goldeen, e niente, con una squadra così cosa vuoi prendere, scusami? Cioè, Pokémon stupido 1 e Pokémon stupido 2. Ecco fatto, vai, battuto pure loro. Jolteon direttamente al 46, niente male. Così ho passato un po' di tempo. Ok, sempre qui per servirti, caro pescatore, e farti passare il tempo. Ok, vediamo se ci sono altri allenatori in giro qui, eh. Che non abbiamo visto, ma non credo. Finito l'effetto del repellente, non è un problema perché ora ne metto un altro. Vai, crepi l'avarizia. Fuori un altro repellente. Questi li abbiamo battuti, giusto? Sì. Cosa sembra? Un sacco di patate, vattene. Ma questo è incazzato, questo era lo zucca pelata, sì, quindi abbiamo battuto tutti. Mettiamoci un po' più al centro e scendiamo. Bene, dai, abbiamo completato anche questo percorso, quindi. Qui ci sono i pescatori che abbiamo appena battuto. Altro allenatore che abbiamo già battuto e arriviamo all'isola Cannella. Eccoci qui, direttamente sul porto, tra l'altro. Questa è la villa Pokémon, giusto? Isola Cannella, Città Ardente. Oh, questa qui dovrebbe essere la villa Pokémon. Questa è la palestra. Però non voglio esplorarla ora, l'isola Cannella. Voglio solamente entrare nel Pokémon Market, nel centro Pokémon, per sbloccare eventualmente la destinazione con volo. Ecco fatto. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ed ora noi, come se non fosse successo nulla, ce ne torniamo a Fuxiapoli. Ecco fatto. Via. Abbiamo solamente fatto fare un 3 livelli al nostro Jolteon. Salviamo. Ecco fatto. Siamo a 42 Pokémon nel Pokédex. Invece ne mancano tanti da catturare in giro, eh. Quindi volendo potremmo arrivare a 50. Addirittura magari lo faccio io fuori parte, magari no, vedo il suo tempo. Ma vi ringrazio per aver seguito questo video. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!